Prima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Prima di andare con il nostro telegiornale, vediamo alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Innanzitutto, ecco che sono ritornati gli incendi con la stagione estiva sulla nostra isola. Fiamme sviluppate questa mattina sulla collina di Barano. Sul posto vigili del fuoco, necessario l'intervento dell'elicottero. E poi torneremo sulla visita del sottosegretario Crimi ieri a Casamicciola, i commenti positivi dei tre sindaci di Casamicciola, Lacomeno e Forio, che inneggiano alla sinergia tra governo, regione e comuni. Intanto ci sono i commenti anche del commissario Schilardi, che attende a breve i risultati della microzonazione, invece i commenti negativi di Fenina Senese per quanto riguarda le parole e le mancate promesse ai terremotati. E poi il premio Ischia, che si chiude questa sera con la consegna dei premi in piazza, due giorni dedicati per questa 40ª edizione al tema dell'ambiente. E dunque lo sport, l'Ischia Calcio, le analisi dell'ex direttore sportivo Enrico Scotti, che dice serve una società con soci ischitani. E poi da Forio, dal campionato Traina d'Altura, hanno vinto una squadra ischitana, la squadra di Massimo Bottiglieri. Di questo e di altra cosa ci occuperemo come sempre tra pochissimo, dopo la pubblicità. L'Hotel Solemar apre agli ischitani e a tutti coloro che vivono sull'isola d'Ischia. Scopri l'Hotel Solemar e vivrai momenti unici di benessere, relax e di grandi emozioni. Per la cura del tuo corpo, scegli il nostro attrezzatissimo centro benessere, la sauna, il bagno turco, le nostre terme, le attenzioni del nostro personale altamente qualificato. Ed inoltre piscine, solarium, palestra. E per i più romantici, l'Hotel Solemar organizza presso il suo elegante ristorante cene a tema con serate danzanti. L'Hotel Solemar ti aspetta anche per piccole cerimonie ed eventi. Per informazioni telefona al numero 081 99 18 22 o invia mail a info@hotelsolemar.it. L'Hotel Solemar apre a tutti un mondo di emozioni e benessere. L'isola in festa. Ogni settimana da giugno a settembre a Casamicciola, Ischia Ponte e Ischia Centro. Cultura, tradizione, musica dal vivo, gastronomia e shopping ti aspettano dalle 20 alle 24. Il mercoledì a Casamicciola Terme, il venerdì al borgo di Ischia Ponte, la domenica ad Ischia Centro. L'iniziativa è stata organizzata dall'AICOM in collaborazione con commercianti ed albergatori e con il patrocinio dei comuni di Ischia e Casamicciola Terme. Casamicciola in festa, il borgo in festa, Ischia in festa, da giugno a settembre. Il mercoledì, il venerdì e la domenica dalle 20 alle 24. Food, music e shopping. Il fascino di un'atmosfera unica. EcoArt, il tuo nuovo punto di riferimento per tendostrutture e tende. EcoArt realizza la tendostruttura per ampliare il tuo esercizio commerciale. Lavori anche fuori squadro e con campata senza pilastro centrale. Ampia scelta di tende per giardini e spazi aperti. EcoArt è concessionaria delle principali aziende del settore. EcoArt mette a tua disposizione un'equipe di artigiani per adeguare le strutture alle tue esigenze. EcoArt, artigiani per l'ambiente, è un marchio Ecoferro. Per il tuo esercizio commerciale, per il tuo giardino, rivolgiti a EcoArt, mille soluzioni per offrirti solo la soluzione migliore. Solo dal caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet trovi la vera mozzarella di bufala ischitana, un prodotto realizzato nel nostro caseificio a Piedimonte Barano, solo con latte di alta qualità proveniente dai pascoli dell'area del Cilento. E cogli le nostre straordinarie offerte di giugno: 500 g di bocconcini, 200 g di prosciutto cotto, 200 g di mortadella, 200 g di fesa di tacchino, 200 g di salame a soli 9,99 €. Oppure 1 kg di mozzarella De Martino, 250 g di prosciutto crudo dolce, 250 g di ricotta De Martino a soli 13,99 €. Ed inoltre tante altre offerte super convenienti ed una vastissima offerta di salumi, pasta fresca e vini. Siamo aperti anche la domenica fino alle 14 a Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet, per la tua spesa buona e conveniente. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa.
Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. La ditta La Raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per barche, campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Clicca sul nuovo sito www.laraspata.it. Vai, Renato! Primo incendio estivo, brucia la collina di Barano. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 12 in una zona impervia di circa 5 ettari di sterpaglie. È necessario l'intervento dell'elicottero. Per la ricostruzione è necessaria la sinergia tra comuni, regione e governo. I sindaci hanno commentato positivamente l'incontro col sottosegretario Crini. Il commissario Schilardi ha garantito presto i risultati della microzonazione. Fenina Senese invece è delusa dalle promesse dei politici. 40° premio Ischia, focus sull'ambiente. La due giorni del premio di giornalismo ha focalizzato l'attenzione sui temi ambientali. Il riconoscimento assegnato al russo Grigori Pasco, che denunciò lo sversamento di rifiuti tossici nel Mar Baltico. Ischia Calcio, Enrico Scotti, serve una società di ischitani. Lo sostiene ai nostri microfoni lo storico direttore sportivo gialloblu, che aggiunge: Billone Monti, una garanzia. Forio, campionato traina d'altura, vincono Bottiglieri ed il suo equipaggio. Il presidente di Ischia Fishing insieme alla sua squadra salgono sul gradino più alto del podio italiano al termine delle gare disputate a largo dell'isola di Ischia. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque, con l'estate ed il caldo arrivano puntuali ad Ischia anche gli incendi. Un incendio è scoppiato infatti poco dopo le 12 di stamani sulla collina di Barano. A fuoco una zona estesa, circa 5 ettari di terreno coperto da sterpaglia. Sul posto sono giunti 6 componenti della squadra di servizio dei vigili del fuoco di Ischia, la 11B comandata da Gennaro Terlizzi. Sono riusciti ad avvicinarsi il più possibile al focolaio, mettendo in sicurezza le abitazioni che comunque erano distanti dal fuoco. Vista l'estensione dell'incendio e la zona abbastanza impervia, è stato necessario l'utilizzo dell'elicottero per spegnere le fiamme. L'incendio è stato quindi domato completamente nel giro di 3 ore. Cocaina piazzata di nascosto nell'auto di lavoro di un imprenditore per fargli perdere un appalto. Una storia inquietante ambientata nell'isola di Capri, risolta con l'archiviazione disposta dal GIP di Napoli per l'imprenditore Marcello Panico, amministratore unico di Telecom Reti SRL, società affidataria per conto della Sirti dei lavori di installazione e manutenzione dei cavi telefonici sull'isola. Tutto inizio il 18 gennaio 2017, quando la polizia ha trovato dosi di cocaina all'interno di un autocarro della ditta in uso a Panico, che ha negato il possesso e ha denunciato un'ipotesi di simulazione di reato. La società da lui amministrata fu poi sostituita nell'appalto con un'altra ditta, il cui titolare è un imprenditore caprese. Il trappolone sembra essere nato proprio in ambienti isolani, in particolare dalla amicizia di lunga data tra un giornalista di una testata web, autore della soffiata alla polizia sulla presenza di droga nell'auto di Panico, e l'amministratore della società che è subentrata alla Telecom Reti nell'appalto.
richiedendo l'archiviazione per panico dall'accusa di detenzione di sostanza stupefacente, richiesta accolta alcuni giorni fa dal GIP Fabrizio Finamore, viene evidenziata la simulazione di reato a carico dell'indagato da parte del giornalista in concorsa con l'imprenditore amico al fine di ottenere la estromissione di Panico. Al termine dell'incontro di ieri con il sottosegretario Crimi, i tre sindaci dei comuni terremotati tracciano un bilancio. Il sindaco di Casamicciola Castagna punta l'attenzione sui risultati della microzonazione e sulla certezza del contributo, mentre il primo cittadino di Forio del Deo si dice convinto del fatto che si possa costruire nella zona dei crolli evitando le deportazioni. Per il sindaco di Lacomeno Pascale è importante la presenza della Regione Campania con la quale si potrà approvare il nuovo piano urbanistico. Non si può infatti esserci una ricostruzione senza un piano. Vediamo. I punti sono quelli là che poi già abbiamo stamattina messo in evidenza, cioè certezza del contributo, andare a capire un attimo nei casi particolari di vedere se c'è possibilità la legge la 109, c'è possibilità ancora di capire per quanto riguarda tutto quello che è inerente alla pianificazione urbanistica, cioè la grande problematica che verrà dopo gli esami della microzonazione, i risultati della microzonazione. Quelli saranno la base, il punto di partenza per capire come costruire, se in loco, se c'è possibilità della delocalizzazione. È chiaro che stamattina abbiamo avuto la possibilità di capire meglio quali saranno i passi successivi a quello che è stato questa prima fase della ricostruzione. Sono d'accordo sul fatto che non si può più costruire come si è costruito, ma sul fatto che non si può costruire dove era costruito ho dei dubbi, perché la Federico II esporta tecnologie in tutto il mondo, persino in Giappone, per quanto riguarda le costruzioni in zone sismiche. Naturalmente se stanno a cavallo di una faglia è impossibile, ma laddove è possibile ricostruire in quella zona secondo me va ricostruito, perché non è possibile praticamente sradicare chi per generazioni ha vissuto in quella zona, sarebbe quasi una deportazione. Altro fatto importante, siccome si parla di costruzione e di ricostruzione, è la presenza qui della Regione Campania, perché noi abbiamo sempre detto di non immaginare una ricostruzione senza un piano. A questo piano con Forì e Casamicciola si sta lavorando e questo piano deve essere decisamente approvato dalla Regione Campania. Quindi il fatto che si è presenti e che si accompagna il processo, il percorso, dal punto di vista istituzionale ci lascia ben sperare. Il commissario per la ricostruzione Schilardi già guarda oltre. La microzonazione ormai completata e ci dirà dove si potrà ricostruire. E su questo è ottimista. Si tratta solo di 50-60 case in cui si dovrà finanziare per ricostruire o comprare casa altrove. Ma il vero problema è il condono. Bisogna chiudere le pratiche per poter poi procedere alla erogazione delle somme. Finora tutte le domande pervenute hanno ricevuto riscontro positivo. Sentiamo. Dottor Schilardi, allora parola d'ordine ricostruzione, ma non possiamo prescindere dalla microzonazione. A che punto siamo? La microzonazione ormai è pronta e quindi ci dirà dove si può costruire, ed è la gran parte dei luoghi, va bene, quei dove ci sono stati anche crolli, fuori dalla zona rossa sicuramente dovunque, nella zona rossa in maniera più limitata. Ci saranno risorse variabili, cioè ci sarà più denaro per chi deve ricostruire in zone più complicate, quindi per alcuni casi, però non molti, che complessivamente si tratterà di 50 casi, 60, lì si potrà prevedere di finanziamento dell'interessato perché possa ricostruire altrove o comprarsi una casa altrove. Quindi le obiezioni sono quelle, insomma, ci sono fondi a sufficienza? Il problema è il condono edilizio, perché bisogna chiudere il condono per poter finanziare la ricostruzione. Cioè chi ha ottenuto il condono ha diritto all'intera somma, chi avrà avuto invece condono parziale perché una parte era legittima avrà una somma più limitata. Mi auguro che si possa anche migliorare la norma, ma non mi preoccuperei più di tanto, io cercherei di andare avanti. Finora tutte le domande che sono state presentate nei vari campi hanno avuto risposta positiva, cioè i soldi sono stati erogati, si trattava di alberghi, si trattava di assistenza, si trattava di casa, si trattava di qualsiasi cosa, di scuole, i soldi sono stati dati, quindi anche per la ricostruzione. Che arrivino le domande. Quando a qualcuno sarà stato detto di no, allora ci incazzeremo tutti.
non è rimasta per nulla soddisfatta dalle risposte ottenute dal sottosegretario Crimi, l'energica Filomena Fenina Senese, assessore di Casamicciola e terremotata. Aveva manifestato il problema economico di tanti che non hanno le risorse necessarie per pagare gli oneri dei condoni e poi anche la eventuale ricostruzione dei propri fabbricati. Sentiamo. Lo aveva detto appena eletta, io dovrò curare gli interessi dei miei amici terremotati. Questa mattina ha fatto un intervento nella triplice veste, consigliere, assessore, però amica dei terremotati. E amica dei terremotanti. Sei rimasta soddisfatta delle risposte che ti hanno dato? No, perché non sono soddisfatta delle risposte, perché penso sia molto premature, perché loro dicono per avere il ristoro devi prima condonare, essere il condono. Una volta avuto il condono poi se ne parlerà, perché se non cambiano quell'articolo 25 noi siamo rovinati. Per adesso io vedo che è tutto in alto mare, perché allora dobbiamo capire che la maggior parte delle case con danni lievi purtroppo sono condonate. Allora perché le case che hanno avuto più danni sono quelle antiche, che sono state costruite con criteri che antichi, prima delle leggi antisismiche, per cui quelle stanno rovinate, lo sappiamo. Qui ha avuto danni lievi, allora sono case condonate, quindi si devono mettere a posto col condono, quindi c'è il primo esborso di denaro senza sapere poi a che cosa andranno incontro. Innanzitutto gli oneri di urbanizzazione e tutto il resto. Allora se cambiano la legge, dice tu sei in regola col condono, avrai il ristoro, allora i danni lievi si adegueranno, ma se non c'è questa nuova normativa le persone, ma anche il condono farà, perché noi dobbiamo partire da un dato di fatto che siamo in un periodo di congiunzione di quasi di recessione, e quindi veniamo da 15 anni in cui le persone hanno speso quel poco che avevano da parte, perché non riusciamo a fronteggiare le famiglie tutte le spese che ci sono, per cui da parte risparmi non ci sono più. Se non arrivano i soldi, ma anche il condono le persone faranno. Via Nuova dei Conti è da tempo abbandonata a se stessa. Arriva dall'arteria interna che collega il porto di Ischia con Fiaiano il grido di alcuni cittadini residenti che hanno inviato una segnalazione per portare all'attenzione degli amministratori comunali l'incuria che caratterizza la zona. In alcuni tratti di strada, dice la segnalazione, sono presenti sterpaglie che restringono maggiormente la già stretta corsia, oltre ai tanti rifiuti sparsi dovuti alla raccolta differenziata che costeggiano la strada. Anche la parte di recente costruzione risulta sporca ed alcuni marciapiedi sono impraticabili perché bloccati da residui edili. È stato l'ambiente il tema principale della 40ª edizione del Premio Internazionale Ischia di Giornalismo, una 2 giorni di incontri e dibattiti ai quali hanno preso parte giornalisti, politici e scrittori. Il premio quest'anno è stato assegnato al russo Grigory Pasco, che denunciò lo sversamento di rifiuti tossici in mare. Vediamo il servizio. Con Benedetto Valentino alla 40ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, un premio che guarda in maniera netta alla situazione ambientale. Assolutamente, il tema dell'anno è proprio l'ambiente, la comunicazione, ma soprattutto permettetemi anche di essere soddisfatto per raggiungere il traguardo di 40 anni. Il premio internazionale che è andato a Grigory Pasco, che è un giornalista ex soldato dell'Armata Rossa che ha denunciato lo sversamento di rifiuti tossici e radioattivi nel Mar Baltico. Lui lo denunciò e poi divenne giornalista, fu incarcerato, fu amnistiato, poi fu incarcerato un'altra volta e adesso ha un suo blog di cui parla appunto di ambiente e legalità. Questo premio Ischia è dedicato all'ambiente, quindi chi meglio di lui dopo questa denuncia fatta nel lontano 93 può parlare di ambiente e come liberarci da queste continue attentati alla nostra natura che vengono fatte in tutto il mondo. Anzi, lui mi diceva in un'intervista ieri che i rifiuti tossici radioattivi continuano a essere sversati nel suo paese ed è veramente un dramma
importante. In particolare oggi si è parlato dei giovani e del loro impegno, ma anche del loro lavoro. Un impegno, una grinta che hanno messo anche nella ricerca dei temi ambientali, che sono stati un po' il centro di questo premio Ischia. I giovani non hanno mancato anche questo appuntamento. Infatti ringraziamo i fratelli Valentino, la giuria, tutta l'organizzazione per aver scelto un tema centrale, un tema che diciamo un po' nella discussione anche politica ma anche della società civile in Italia era stato un po' abbandonato. Ora riprende, è ripreso in modo più forte in altri paesi, dobbiamo recuperare, è importante che Ischia quest'anno abbia scelto questo tema e abbiamo visto i giovani come sono appassionati e come lo sviluppano. Io sono più che onorato di essere parte di un palmarès così, anche se palesemente se poi ci si compara col lavoro di chi rischia la vita per raccontare delle storie e invece chi ha il privilegio di raccontare storie come faccio io, c'è una distanza abissale. Diciamo che la matrice potrebbe essere la stessa, la fatica, l'importanza e l'impegno sono diversi. Saldi estivi al via, oggi sono partiti in Campania, lunedì sarà la volta della Sicilia, martedì della Basilicata e da sabato 6 luglio lo shopping scontato sarà possibile anche nelle altre regioni. Il consigliere comunale di opposizione di Procida, Domenico Scala, torna a parlare a proposito del commercio itinerante sull'isola di Arturo che si svolgerebbe, a suo dire, secondo modalità non esattamente corrette. Sono diversi giorni, dice Scala, che aspettiamo risposte da parte dell'amministrazione comunale sulla recente ordinanza del comandante della Polizia Municipale che ha stravolto in peggio il commercio itinerante sulla nostra isola. Un nuovo capitolo da affrontare per gli stalli individuati per il commercio itinerante, per non parlare di quelli fissi considerati illegittimi per procedura, in quanto, come recita il regolamento stesso approvato in Consiglio Comunale, non devono essere posizionati negli incroci e dove non devono dare intralcio alla circolazione, mentre spesso avviene il contrario. È online il nuovo sito del Comune di Procida, ne dà notizia l'assessore Rossella Lauro con delega alla comunicazione e alla promozione del territorio. Il piano di comunicazione del Comune prevedeva un percorso di crescita digitale, anche da un punto di vista di adeguamento normativo e di attivazione dei servizi online. L'obiettivo importante è avere un sito istituzionale fruibile, intuitivo, facilmente consultabile ed adeguato alle nuove normative di accessibilità che sono previste dalla legge. Questa settimana sono stati aggiornati i contenuti più importanti e il nuovo sito è online, con tante novità e informazioni semplici da trovare, che man mano promuoveremo, dice la Lauro, tramite i canali social. Lo sport. Nella giornata di ieri, così come riporta la Gazzetta dello Sport, Giovanni Martuscello ha rescisso il suo contratto con l'Inter. Se ne parlava già da settimane, l'allenatore ischitano, che faceva parte dello staff tecnico di Luciano Spalletti, ha così risolto l'accordo col club nerazzurro ed è adesso libero di firmare con la Juve per diventare, così come notizia vuole, il nuovo vice di Maurizio Sarri. Passiamo all'Ischia Calcio, il cantiere è aperto per costruire la squadra che affronterà nuovamente il campionato di promozione. Le voci sui calciatori da inserire in rosa si inseguono, nulla di certo vi è ancora se non l'incarico a Billone Monti come allenatore e selezionatore dei nuovi acquisti. Ne abbiamo parlato con l'ex direttore sportivo gialloblu Enrico Scotti, che afferma come Billone sia una garanzia, ma in società invece va colmata la lacuna di una dirigenza senza ischitani. Sentiamo. Enrico Scotti, Ischia Calcio in questo momento si sogna lo squadrone per poter vincere il campionato, Billone Monti condottiero, tu come la vedi? Io vedo a Billone Monti, poi con molta sincerità mi aspettavo un cambiamento di rotta diverso, già il fatto, l'ho detto anche in una tua trasmissione, già promulgare il nome dell'allenatore durante un campionato in corso è una cosa a cui io non avevo mai assistito, con un altro allenatore in panchina, con un altro allenatore in panchina. Quindi il buon Ciro dice: ma io a Billone l'ho chiamato io, ma ci sta tutto, però è fuori da certi canoni, è fuori da certi principi, è fuori da certe logiche, poi più che altro. Adesso l'unica garanzia, e vedo che anche i tifosi che mi vengono a trovare, mi fermano, sono dello stesso avviso. La garanzia è Billone, perché lo conosciamo, è inutile stare qui, sennò poi Billone se ne va di testa. Però è una società che nel campionato trascorso non ha fatto mancare niente alla squadra, ha investito dei capitali e da quello che mi viene detto sono
dei capitali che per una promozione rappresentano veramente un budget importante. Moltissime squadre fanno l'eccellenza di centro classifica con quel budget. O sono più bravi loro o siamo meno bravi noi. Ma mettiamo... quali sono le tue perplessità? Vedi, io ho sempre detto che una società, mo stiamo parlando del Palermo, abbiamo parlato di altre, dove non c'è partecipazione del territorio, in certe realtà, più piccole sono le realtà e più si avverte la mancanza del territorio. Nella io dico, bisogna ringraziare, ripeto, io non ho rapporti neanche telefonici con D'Abbondio, stranamente qualcuno evidentemente ha fatto l'untore da quando io sono stato quello che in effetti per mano ha portato tutto a arrivare a quella costituzione di quella società. Io non l'ho sentito, però per me chi tira fuori i soldi nel calcio merita rispetto e riconoscenza. Per quello che ha tirato fuori D'Abbondio è stato ripagato con dei risultati pessimi. Quindi a mio modo di vedere, ben venga Billone che si vada ad individuare e cartellinare i giocatori che dice lui, ma se non si allestisce un minimo di compagine societaria che sia presente e sia l'elemento intorno a cui deve ruotare tutta l'attività, io ho paura, ho seriamente paura che noi faremo delle cose bellissime, però nel momento in cui andremo a tirare le reti non troveremo pesce, ma se non Posidonia e qualche po' di plastica dentro. Nel 56esimo campionato italiano di traina d'altura a trionfare è stato l'equipaggio ischitano capitanato da Massimo Bottiglieri. L'imprenditore foriano ha sbaragliato con i suoi compagni la concorrenza nella 2 giorni al largo del comune di Forio, guadagnandosi nuovamente la possibilità di vestire i colori della nazionale nel mondiale del prossimo anno. Sono felicissimo di aver centrato questo risultato, ci ha dichiarato, sarà un piacere vestire i colori della nazionale l'anno prossimo al mondiale. Si tratta di un evento che non solo ci inorgoglisce per il risultato ottenuto, ma che ha contribuito a diffondere attraverso tutti i media che abbiamo avuto al seguito le immagini della nostra isola e del mare che la circonda. È iniziato oggi presso il Palazzetto dello Sport di Via Casale il 5° Judo Summer Camp Memorial Adriana Serpico a Forio. La manifestazione organizzata dall'Olympic Judo Forio ha confermato il suo successo, portando sull'isola ben 300 judokas da tutta Italia. Ascoltiamo il maestro Maurizio Bianculli. Con il maestro Maurizio Bianculli dell'Olympic Judo Forio. Forio ogni anno d'estate per il camp del judo, il Memorial Adriana Serpico, si trasforma un po' nella capitale del judo. È la 5ª edizione quest'anno del Judo Summer Camp Memorial Adriana Serpico. Stiamo andando bene, siamo molto contenti di attrarre tanti ragazzi, tanti campioni anche del judo di livello nazionale e internazionale. Su questo tatami oggi abbiamo campioni del mondo, olimpionici, che al judo hanno dato tanto, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ma il judo è oltre questo, cioè è oltre il pensare l'essere campioni. Il judo è proprio una filosofia di vita, il crescere sani, avere rispetto degli altri. È quello che cerchiamo di trasmettere qua a Forio ai tanti ragazzi che sono iscritti all'Olympic Judo Forio. Al di là dei risultati? Al di là di qualche risultato che iniziano pure a venire, perché insomma ci mettiamo tanto impegno, quindi i ragazzi più grandicelli ogni settimana vanno a Napoli presso le Fiamme Oro, la caserma della Polizia di Stato al Monte di Dio ad allenarsi con la Nippon Napoli, con le Fiamme Oro, e quindi cercando di migliorarsi. Qualche piccola soddisfazione la stiamo togliendo, abbiamo portato già diversi nostri ragazzi esordienti B, categoria esordienti B, ricordo i ragazzi di 12 e 13 anni e ragazzi cadetti, quindi dai 15, 16, 17 anni alle finali di un campionato italiano, quindi siamo già arrivati ai livelli nazionali. Noi durante tutto l'anno svolgiamo vari percorsi, tocchiamo tutte le città d'Italia, siamo stati l'anno scorso a Cagliari, siamo stati all'Aquila, siamo stati a Bergamo, Lignano Sabbia d'Oro, Martina Franca, abbiamo già un po' dappertutto. Adesso ci attende da settembre in poi Catania, tantissime altre tappe.
quindi ci mettiamo tanto impegno, i sacrifici sono tanti perché i ragazzi devono coniugare la scuola con lo sport, e soprattutto lo sport di livello agonistico non è semplice, ma comporta tanti, tanti sacrifici. Però insomma ce la mettiamo tutti, tutti i ragazzi mi seguono al momento, qui al palazzetto mi dicono essere l'Olympic Judo for You la prima associazione per numero di tesserati, e quindi insomma credo che stiamo raccogliendo quello che stiamo costruendo, che abbiamo costruito finora. Gli appuntamenti si concluderanno domani sera, domenica, a Ischia, festeggiamenti in onore di San Pietro, dopo la Santa Messa delle 19, dalle 20.30 nel cortile parrocchiale e in piazzetta Battistessa ci sarà Ischia in festa speciale San Pietro, con lo spettacolo di esibizione dei talenti della parrocchia e la distribuzione di enogastronomia locale. E domenica sera, intorno alle 21, su Tele Ischia, per l'appuntamento a teatro settimanale, andrà in onda lo spettacolo Rotta per l'Aldilà di Giuseppe Iacono. Rotta per l'Aldilà è il libero adattamento in forma di reading musicato, tratto dall'ultimo romanzo breve di Mark Twain, dal titolo Visite in Paradiso e Distruzioni per l'Aldilà. Le musiche originali sono di Gennaro Di Meglio e Francesco Falanga, eseguite dal vivo. Ma vediamoci questo video trailer. Stavo morendo e lo sapevo. Respiravo affannosamente, rantolavo a lunghi intervalli e stavano tutti intorno alla mia branda, silenziosi e immobili, in attesa che io me ne andassi. Il secondo fece: «Se ne sta andando con la marea!» Chips, il carpentiere, disse: «Come fate a saperlo? Qui in mezzo all'oceano non c'è mica nessuna marea!» «Sì che c'è!» Per un po' tornò il silenzio, solo beccheggi e cigolii. E le fioche lanterne che oscillavano su e giù. «È freddo fin qui sulle costole», fa il dottore. «Gli do 10 minuti. «Tutto pronto, Chips?» «Te la davè le palle di cannone, Bibbia e tutto il resto, signore». Di nuovo silenzio per un po'. E il vento così lieve da sembrare un sogno. Poi la voce del dottore. «È pronto per il trapasso. Dubbi?» «Ah, in quanto al capitano non ne aveva mica. Diceva sempre che secondo lui, giù all'inferno aveva un posto prenotato». Fu Chips a dirlo questo, ma in tono addolorato, o così mi sembrò. Poi un lungo silenzio, lunghissimo. E ancora la voce del dottore che mi pareva provenire da un profondo pozzo. «Ecco, è finito, esattamente alle 12:14. E in un attimo fu buio. Oh, buio nero come la pece. Ero morto. E lo sapevo. E così, per completare come sempre il quadro dell'informazione, spazio al meteo, vediamo che tempo farà nella giornata di domenica sulla nostra regione. Piuni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Dunque chiudiamo così questa edizione del weekend del nostro telegiornale. Vi lascio al solito appuntamento aspettando Sant'Anna. Vi auguro buona domenica e ci rivediamo come sempre lunedì alle 14. Arrivederci.